Domenica scorsa, 4 giugno, si è svolta la nona edizione della Stravenaria, manifestazione podistica regionale lunga 10 km. 800 gli iscritti, come ha confermato l'organizzatore e presidente dell'associazione Amici di Giovanni Onlus, Francesco Procopio. Rispetto alle previsioni è andata bene, diciamo che credo che abbiamo superato gli 800 iscritti, competitiva e non competitiva. Meno male che oggi c'è stata una bellissima giornata, che le previsioni davano temporale, e forse anche questo ha fatto sì che il numero non potevamo superare i 1000 partecipanti. Ricordiamo che la Stravenaria è nata per propagandare lo sport pulito, ma più che altro anche per sostenere i progetti dell'Associazione degli Amici di Giovanni. Quest'anno sosteniamo il progetto Adottiamo una Famiglia Venariese, daremo come minimo 1 euro per ogni iscrizione effettuata. Abbiamo attraversato il centro storico di Venaria, entrati nei giardini reali e attraversati, e siamo entrati anche nel Parco della Mandria. Per far conoscere, ricordiamo che la Stravenaria è a livello regionale, quindi arriva gente anche da fuori di Venaria, non è solo per i venariesi. Quindi facciamo conoscere il nostro centro storico, la Reggia e il parco. E siamo partiti tutti insieme, erano tutti in mezzo anche. Guarda che com'è il numero, io non posso dire. Com'è andata? Bene, bene, nonostante il caldo la si è riusciti a sopravvivere al caldo, quindi è andata bene, bel giro. Com'era il percorso? Bellissimo, come sempre, è la seconda edizione che faccio e devo dire che stupendo, bel giro, una bella gara, la consiglio a tutti di farla, merita davvero. Grazie. Seconda classificata Atletica Venaria. Sì, Patrizia, bel giro, caldissimo, non abbiamo più fatto. No, davvero un bel giro, un po' troppo sterrato perché rallenta, però un bel giro. Quante sono le Stravenaria che ha partecipato? E due, l'anno scorso e quest'anno. Comunque bellissimo percorso, si vedono dei giardini reali, quindi non è da tutti organizzare in un bel percorso così. Grazie.